Le scie stellari occidentali dell'Australia sono distorte dalla cupola. Questa è la mia presentazione che ho ripreso nel mio cielo occidentale. C'è molto inquinamento di luce, ma voglio mostrarvi l'orizzonte. Ecco le quattro stelle che mi interessano: Canopo, Sirio, Betelgeuse e Procione. Ho regolato Stellarium sulla stessa data ed ora della mia presentazione. E qui ci sono le quattro stelle più la cintura di Orione. Stellarium è il mio cielo occidentale fianco a fianco. Procione è tagliato fuori. Ancora, si muovono dalla parte in alto a destra verso il basso a sinistra e voi potete pensare che si muovono in archi concentrici all'esterno, ma non lo fanno. Ho misurato il divario fra le quattro stelle di ogni foto in millimetri. Il divario fra Canopo e Sirio diminuisce e poi cresce del 2%. Il divario fra Canopo e Betelgeuse diminuisce del 2%. Fra le stelle Canopo e Procione il divario diminuisce del 6%. Il divario fra Sirio e Betelgeuse diminuisce del 6%. E fra Sirio e Procione diminuisce del 9%. E questo ci aiuta a chiarire. Questo bel video con le scie stellari è stato ripreso da Tony Russo sul suo canale mistico di YouTube. È stato fatto nell'Australia del Sud, mentre io mi trovo nell'Australia dell'Ovest, pertanto il nostro cielo è abbastanza simile. È stato fatto nel giro di un giorno circa rispetto alla mia presentazione del timelapse. Ho fatto una schermata alla prima inquadratura del video. Si vede chiaramente la cintura di Orione e Betelgeuse. Le altre stelle sono fuori dall'inquadratura, ma le vedrete più tardi nel video. Questa è l'ultima schermata dell'inquadratura del video. Si riesce a vedere chiaramente che la scia delle stelle della cintura di Orione è praticamente diritta. La scia rossastra è quella di Betelgeuse. Ora, in che direzione si muovono realmente le altre stelle? Tutte le stelle a sinistra della cintura di stelle di Orione si vedono girare in senso orario nella parte in basso, alla fine del quadrante di un'ellisse. Ma tutte le stelle a destra della cintura di Orione sembra che si muovano in senso antiorario nella parte in alto, alla fine di un'ellisse. Questo è il mio tentativo approssimato con la cupola e alcune scie concentriche di stelle. Potete vedere che le scie delle stelle sono storte. Potete anche far girare intorno la Luna. Credo che ci sia una cupola elettromagnetica sopra di noi con acqua limpida e cristallina al di sopra e ghiaccio trasparente che forma una lente aderente alla cupola. Questa è una ciotola che crea un elevato grado di distorsione in grado di trasformare le scie delle stelle in qualsiasi forma. Penso che questo tipo di fenomeno è quello che succede sopra di noi. Ed è questo il motivo per cui le scie delle stelle, nella mia parte del mondo, sono ovunque così. Grazie per aver guardato e ascoltato.